Allan ci ha messo il piede, Ben Yedder, Fekir ha girato ancora il pallone su Ben Yedder, destro, e 1-1, e 1-1, e 1-1, l'ha messa dentro il capitano. È vero, dobbiamo ammetterlo, lo scorso episodio è stato agrodolce, perché abbiamo perso molti punti, soprattutto in campionato, penso al rocambolesco 4-3 contro il Saint-Étienne e a questo 1-1 che avete visto, c'è anche il pareggio col Nantes, ma c'è l'importantissima vittoria in casa del Marsiglia che ci ha rilanciato soprattutto da un punto di vista morale e che dava continuità a una in Champions altrettanto importante, anzi direi fondamentale, perché ci regala momentaneamente il primo posto nel girone a pari merito con la Juve che si è fermata contro l'Ajax, vittoria che arriva contro un avversario che ora riaffronteremo, come vedete, proprio il primo novembre giocheremo contro il Salisburgo. Poi novembre sarà un mese importante in cui ovviamente dovremo tornare a vincere anche in campionato e farlo con continuità. Prima di presentarvelo però il mese, sigla e partiamo. Corre il cambio al pallone, Arturo verso la porta, Ben Yedder! Vanno a cercare Pellegrini che si lancia e poi gira! Pellegrini! Un gol pazzesco! Pazzesco di Pellegrini! Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo episodio della carriera, il numero 44, mese di novembre, presente in questo secondo episodio di fila che esce sul canale nella stessa settimana, insomma record pazzesco. Vi dico che presto, nei prossimi giorni, uscirà anche un video riguardante il derby degli youtuber e lo registrerò con il buon Gigi, il capitano della Lazio, per rispondere un po' ai vostri commenti. Poi però continueremo e concluderemo questa carriera nelle prossime settimane. Questo qui è l'episodio di oggi, quindi si parte con il Salisburgo, poi c'è anche l'Ajax per quanto riguarda la Champions, due gare in trasferta e tante in casa per quanto riguarda la Ligue 1. Avversari sulla carta non di livello, però tocchiamo ferro, perché ovviamente nell'ultimo episodio non è che avessimo affrontato, insomma, Paris Saint-Germain e Lione. Questo sarà invece il mese di dicembre, che ovviamente ci gusteremo nel prossimo episodio, magari assieme anche un pochino al calciomercato, perché il Monaco è forte, ma possiamo ancora rinforzarci, secondo me, in qualche ruolo. Ora partiamo, Salisburgo-Monaco, quarta del girone, vincere significherebbe mettere un piede in mezzo agli ottavi. Non abbiamo tremato all'andata e non dovremo farlo nemmeno al ritorno. Tre diffidati per il Salisburgo, che però scende in campo, praticamente quattro, perché uno in panchina del Christiansen. Salisburgo, che vi dicevo, scende in campo praticamente con l'11 titolare. C'è turnover nel Monaco e c'è turnover perché sappiamo che, come vi dicevo prima, vincendo oggi un piede e mezzo lo mettiamo agli ottavi. Ma sappiamo che ci sono anche due partite ulteriori da giocare e nella peggiore delle situazioni possibili, perdendo oggi, non ci sono tragedie, perché è fondamentale poi andare a vincere in Ligue 1 in questo momento della stagione. Infatti Doku, Ben Yedder e McTominay partono dalla panchina, ci sono Wenzel Hols, Salemakers e Barreca in difesa, come vedete, perché non gioca nemmeno Baloture, che si prende un turno di riposo. Tutto pronto e si comincia. Barreca, Enrio Niekuru, fa subito movimento Fekir, servito, occhio al taglio del 7, servito a memoria, va dentro anche Allan, scavetto di Onyekuru che viene messo a sedere dal capitano del Salisburgo, che rischia il giallo, non lo prende per il momento, ma è calcio di punizione per noi. Posizionato il pallone con grande cura Fekir, vediamo un po', 21 metri dalla porta del Salisburgo. Il sinistro di Fekir che trova il gol splendido dell'1-0, 3 minuti sul cronometro, ha pennellato un mancino imparabile. Gol straordinario, straordinario di Fekir. Ora Camara, Ramalho, poi tocco dentro a trovare Okafor, Adeyemi sul mancino per Koita che stavolta batte le Comte. 1-1 alla decimo. Partita tutt'altro che in discesa, perché il Salisburgo gioca e al secondo tentativo pareggia. Barreca,
Sale ancora sulla sinistra, spinge molto oggi il 3. Guarda dentro Wenzel Holz. Grande cross per l'inserimento di Dylan Wenzel Holz, che gioca e segna. Media pazzesca e 2-1 per il Monaco. Ma sono contentissimo, vi dico la verità, per il cross di Barreca, che ha faticato nelle due stagioni che ha vissuto qui. Camara, tocco dentro, Tchouaméni perfetto, perfetti noi a difendere perché loro aspettavano soltanto il calcio di rigore e noi siamo stati perfetti a non regalarglielo. Dalla parte opposta Barreca, Wenzel Holz, sta andando dentro Allan, inserimento del brasiliano che frena, aspetta Salemakers, lo serve, destro Stankovic, tutto perfetto il contropiede del Monaco tranne la conclusione. La tiene in campo Koita, al 91esimo esce Koundé, saltato Lecomte, che adesso si prenderà un anno e mezzo per tenere questo pallone e poi lo allontana. Al 92esimo verso il Sharawi, non c'è più tempo, finisce così. Vince il Monaco 2-1 alla Red Bull Arena di Salisburgo e questa è una vittoria pesantissima perché saliamo a quota 8 punti, lasciamo dietro il Salisburgo e inevitabilmente Juve e Ajax si toglieranno punti a vicenda. Quindi guardiamo un attimino la classifica e poi torniamo a pensare al campionato. Detto fatto, Juve e Ajax si sono letteralmente tolte punti a vicenda perché finisce 1-1 all'Allianz e quindi siamo a più 2 sui bianconeri, a più 4 sull'Ajax che sarà il nostro prossimo avversario. Diciamo che vincendo con l'Ajax siamo aritmeticamente agli ottavi e non solo, anche pareggiando. Ora pensiamo però alla Ligue 1, come detto, e pensiamo al Dijon, un avversario scomodo che ci ha sempre fatto sognare particolarmente. Si comincia con la sfida tra Dijon e Monaco. E subito il recupero di Fekir a trovare Ben Yedder. Contro questo avversario al Louis II. Due stagioni fa ha segnato una tripletta negli ultimi 10 minuti. Monaco perdeva 3-0, finì 3-3. Subito Fekir e subito con la rabona. Mentre noi parlavamo dei cenni storici e dei precedenti, sempre Fekir che ci ha preso gusto. Prima la punizione, poi la rabona. Giocatore straordinario. E secondo gol di fila, 1-0. Che qualità! Complicato poi calciarla in questo modo, le leggi della fisica non lo permettono, ma non ci interessa. FIFA è un gioco meraviglioso, voi lo sapete meglio di me, che non supera Koundé per ben due volte, poi la terza sì, ma c'è Florenzi. Onyekuru, occhio che ha una prateria a destra Doku, prova a lanciarlo il 7 e prova a correre il belga, dentro Ben Yedder, Doku lo guarda, serve il secondo palo per Fekir, sempre Fekir, anche al volo, mamma mia! 2-0. Monologo Monaco in questa ripresa. Si gioca ad una metà campo sola, un po' come nel primo tempo. Sale pure Koundé. Il cross di Sam. Sono 10 in campionato. È 3-0 per il Monaco. Il timbro del 10. 3-0. Partita chiusa. Pugni in telecamera. Allan. Subito Ben Yedder. C'è Verskaren a destra Doku. La palla di nuovo per il capitano che si gira e apre. Onyekuru accende il motorino, in mezzo McTominay. Onyekuru per il poker. Bisogna sempre calciare da lì perché vi assicuro che se avessi cercato McTominay l'avrebbe presa il portiere. Folata di vento, giocatore che liscia il pallone. Ne abbiamo viste di tutti i colori. Onyekuru calcia in porta, fa 4-0. E adesso sono fischi per il Dijon che non è sceso in campo. E finisce senza storia 4-0, doppietta di Fekir, gol di Wissam, decimo in campionato, e gol di Onyekuru, sesto per lui. E poi un dato, una chicca, che voi dagli highlights forse non avrete visto. Per un tempo, il secondo, abbiamo tolto Florenzi che era stanco, non avevamo però difensori in panchina, quindi ho sperimentato McKennie, difensore centrale, e ho allargato Koundé largo a destra. Mi sono piaciuti entrambi. Più McKennie, e questo è ovviamente un dato importante perché in mezzo al campo fa fatica e trova poco spazio. Però difensore centrale ha fatto bene contro un avversario modesto, ma ha fatto bene. Ora che dobbiamo fare? Semplice, continuare così. Tra l'altro Mbappé premiato come giocatore del mese di ottobre, non sono d'accordo, anche perché poi vedete la classifica marcatori. Ora va bene che Mbappé sia Mbappé, però mi sa che è un premio più dato per il nome che per il merito.
perché altrimenti non me lo spiego. Wissam sta segnando in ogni partita, in ogni competizione, ma va bene così. A noi non interessa, vogliamo il trofeo a fine anno. E allora, visto che vogliamo il trofeo a fine anno e questo signore ci aiuterà di certo, è una gara importantissima questa contro il Nizza, perché tra 3 giorni c'è l'Ajax in Champions. Fondamentale tornare a vincere davanti al nostro pubblico. Vuole intervenire Koundé, si ripassa da Okereke, inserimento di Musaba in area, vuole andare sul destro Lecomte e poi vantaggio del Nizza, che è partito a 300 km/h, 0-1 al primo tiro in porta, gol di Maurice, il suo quarto in questa Ligue 1. Non una buona partenza del Monaco, che però deve saper reagire. Occhio a Udawi, bravo Koundé a chiudere, ripartenza Monaco con Allan che apre per Doku. Occhio che sta andando Ben Yedder sulla verticale, ma soprattutto sta accendendo la Ducati Jeremy Doku, che saluta 3 difensori, guarda Wissam, va fino in fondo, poi la mette, facile per il pareggio di Wissam. Ben Yedder, sono 11 in stagione, o meglio in campionato, perché in stagione sono di più, ma è soprattutto 1-1. La reazione c'è stata. Doku, Fekir, occhio che riparte Doku, la palla è per Jeremy in area, Doku indietro, Allan fortissimo per il 2-1, arriva a rimorchio, spacca la porta e il Monaco la ribalta ad aprire su Onyekuru, che da lì si coordina per il cross, arriva Ben Yedder, ha provato a girare al volo e c'è stata deviazione con la mano di Bambù, calcio di rigore a 5 dalla pausa. E allora Wissam, ma io ho timore, timore concedetemelo, l'ultimo l'ha sbagliato. Adesso riparte col destro e segna, resta fermo Cardinale, fa 3-1, Wissam Ben Yedder, diventano 12 in campionato. Le finte, lo attende Allan, carico su Alcaraz, poi dentro da Musaba che si gira sul destro, torna sul mancino, inserimento e gol di Maurice, che fa doppietta e fa 3-2 al minuto 63. Facciamo molta attenzione, facciamo molta attenzione. Touré, tacco per McTominay, c'era in posizione di offside, quindi Fekir dentro per Wissam, apre il piatto, fa tripletta e riporta a più 2 il Monaco sul Nizza. È un gol pesantissimo. El Shaarawy vuole il dialogo con Ben Yedder, triangolo che si chiude, occhio al faraone in area, incrocia sul palo, poi la palla resta in campo e non entra. Palla gol per il 5-2 e per la soddisfazione personale di Stefan, che però non segna. E allora io mi auguro che lo faccia o comunque sia decisivo contro l'Ajax, perché ogni volta che affronta l'Ajax è gasato. E allora noi salutiamo questa partita con la tripletta del capitano, mattatore assoluto, perché il Nizza ci ha provato, ma noi oggi eravamo più in fiducia rispetto a 3 settimane fa, per esempio. Questa partita non l'avremmo vinta. E adesso pensiamo all'Ajax, perché è una partita semplicemente decisiva questa contro l'Ajax. Più per loro che per noi, nel senso che noi possiamo passare il turno tranquillamente anche contro la Juve, perdendo oggi, però sappiamo che pareggiando siamo agli ottavi e quindi viviamola serenamente. Lo scenario è lo splendido della Johan Cruyff Arena. La partita ha un peso specifico più che per stasera, ed è comunque molto importante, per il contesto. Un peso specifico simbolico, perché in un anno possono cambiare tante cose, un anno poco meno. Facciamo 11 mesi. Ecco, 11 mesi fa noi giocavamo in questo stadio un ritorno dei 16esimi di Europa League, convinti di uscire sconfitti. Invece rimontammo la partita e mandammo a casa l'Ajax, che oggi è costretto a vincere per rimontare, tra virgolette, un girone che non ha affrontato fino a questo momento in modo perfetto. Loro hanno la storia, le 4 Champions vinte, e lo leggete sulla maglia. Noi, la voglia di andare avanti. Questo, l'inno della Champions. E poi si parte. Traoré, occhio ai tanti inserimenti che attueranno stasera, una loro grande capacità, però noi abbiamo i contropiedi, le ripartenze con El Shaarawy per esempio, che fa sempre molto male a questo avversario, come detto. E allora corre il faraone,
guarda anche Onana, poi sterza sul destro, calcia addosso a Magallan. Marin vuole andare via, Anthony si dimentica il pallone, Ruben Dias è attento e McTominay fa ripartire il Sharawi, si va sempre a sinistra e loro marcano raramente bene. Marin a stringere sul Faraone che però sterza. Ben Yedder, inserimento di McTominay, quello di Allan, si dimenticano Doku che viene servito e calcia col destro. L'Ajax non difende, noi facciamo male. 1-0, il gol pesantissimo di Jeremy Doku. Allan dentro per Ben Yedder, sta arrivando per Skaren, inserimento, servizio per lui, Jari in area, destro e Onana dice di no. Dentro per Promes, bravo Koundé a contenere, quindi Florenzi sterza, va verticale su Doku, tantissimo campo. L'Ajax ci fa divertire perché difende altissimo e quindi Doku fino in fondo, punta Onana, vuole fargli ancora male. Questa volta calcia largo, terza occasione per il Monaco, un gol e lo sottolineo, soprattutto per l'avversario. Ma in generale lo abbiamo visto, anche se giochiamo contro il Torpignattara ci fanno male quando sbagliamo tutti questi gol. Anthony dentro Traoré, ma non crossa mai il 39, non crossa mai l'Ajax e questo è meglio per noi perché Traoré è altissimo e ne prende una. Ora però la prende con i piedi e Lecomte dice di no. Parliamo dopo. Angolo di Marin a cercare Magallan, Touré, poi arriva Promes, colpisce al volo di Ash, Traoré con la testa, poi Kudus, lì Alvarez, Lecomte ancora. Marin, Traoré, Mazraoui, tocco dentro che filtra per Promes, Lecomte e poi Ruben Dias col brivido mentre si scarica anche il joystick, mamma mia. Traoré a ricominciare, brutto pallone di Traoré, Doku ringrazia, il Monaco riparte, 1-2 scolastico, ma corre come un treno Jeremy fino in fondo, Doku, Onana, era il match point. Sta tornando Florenzi su di lui, Kudus, Nastasic, ultimi 18 di partita, chiude Florenzi, trova Doku, poi si sovrappone, servito, riparte ancora con tanta energia, movimento di Fekir, per il momento ignorato, visto invece Allan, servito, dentro l'area, corre Allan, guarda Wissam e lo serve, è suo il gol più pesante, quello del 2-0, quello che recita chiaramente siamo agli ottavi di Champions League. Alla prima partecipazione dopo tanti anni, facciamo un altro scherzetto all'Ajax. E l'Ajax fa un cambio inutile al 93esimo, dentro a Sambandé, fuori Traoré, che si è visto poco per merito del Monaco. Koundé palleggia, allontana, manca solo il fischio, che arriva! Il Monaco di Federico Marconi vola aritmeticamente agli ottavi di Champions League. L'Ajax invece si giocherà un posto in Europa League negli ultimi 90 minuti e poi chissà, fischia la Johan Cruyff Arena perché per il secondo anno di fila interrompiamo noi i loro sogni. L'anno scorso li abbiamo mandati a casa totalmente, quest'anno forse li abbiamo mandati in Europa League, quindi vedremo dopo. Anche se poi c'è poco da vedere, nel senso che questa è la classifica del girone. L'Ajax per non andare in Europa League deve perdere con 3 gol di scarto contro il Salisburgo, sostanzialmente, correggetemi se sbaglio, 3 o 4 gol di scarto addirittura, quindi è roba infattibile secondo me, perché la Juventus ha vinto 3-2 e quindi noi ce la giocheremo contro di loro in casa nostra negli ultimi 90 minuti del girone. Ovviamente si parla del prossimo episodio. Questa invece è la situazione in campionato, quindi siamo tornati secondi anche se a pari punti, come vedete, con la terza e la quarta, a più 1 sulla quinta, a più 2 sulla sesta e a più 3 sulla settima. Insomma, è meravigliosa questa Ligue 1. Però il Paris sta scappando. Ecco, 5 punti, che però non sono tantissimi. Se non sbaglio hanno perso qualcosa, 33 punti, hanno perso una partita, possibile? Hanno pareggiato in casa con l'Angers, che sta facendo un grande campionato. Noi il prossimo impegno invece lo avremo contro il Rennes, ma anche qui si parla di prossimo episodio, perché è vero, è ancora novembre, avete ragione. Però chiudo qui l'episodio di oggi per due motivi. Uno, mi piace chiudere con il passaggio del turno e con 4 vittorie su 4. E poi perché onestamente, ragazzi, capitemi, sarebbe complicato fare questo mese al completo altre due partite per portarvi l'episodio questa settimana, quindi, o meglio oggi che sta uscendo giovedì. Poi
provo a riportarvene uno molto presto. Per il momento ci salutiamo con un episodio, torno a ripetere, perfetto, che ci ha riportato un po' di serenità dopo l'ultimo, che era andato un po' peggio. Però ovviamente non dobbiamo sederci, perché altrimenti è un attimo che torniamo all'ottavo posto. Perché se perdiamo le prossime partite, ovviamente sì, nel prossimo episodio arriveremo già a fine dicembre. E anzi, lasciatemi qualche consiglio qui sotto già per il mercato. Le lacune del Monaco quali sono, secondo voi? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, perché può essere che ci iniziamo a muovere già nel prossimo episodio. Per il momento vi ringrazio, lasciate un like per supportare questa serie. Un bacione, never give up e alla prossima, ciao!